La Chiesa di Lecce riunisce i suoi organismi di consiglio e di coordinamento intorno all'Arcivescovo Michele Seccia. Il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio degli Affari Economici e il Consiglio Presbiterale, insieme all'equipe sinodale diocesana, si sono incontrati nel Centro Pastorale Giovanni Paolo II per definire un percorso unitario basato sulla comunione che nasce dalla conoscenza reciproca tra le diverse realtà che operano secondo le proprie caratteristiche e peculiarità nelle comunità della diocesi, ma che vedono nella parola di Dio e nelle indicazioni del Magistero la propria unità. Siamo sempre nella prima fase del sinodo nazionale e il secondo step sono i cantieri di Betania. La CEI ci ha proposto di riflettere su tre piste che riguardano la vita pastorale delle comunità parrocchiali, delle comunità diocesane. La prima riguarda il dialogo della comunità, delle comunità con il territorio. La seconda, la comunità come mistero di comunione, quindi anche la partecipazione degli organismi di partecipazione che sussidiano i parroci, che sono un po' l'espressione della comunione all'interno della comunità, ma anche con gli operatori della pastorale. Il terzo cantiere invece va un po' al fondo, cioè tutto quanto, il primo e il secondo cantiere funzionano, se funziona il terzo, che significa la formazione spirituale, che significa il lasciarsi animare dalla parola, imparare da Gesù il Vangelo della carità, che diventa dialogo, che diventa misericordia, che diventa presenza del Signore accanto agli uomini del nostro tempo. Si tratta di un cammino comune di approfondimento, in modo da programmare il prossimo futuro, e dovrebbe ruotare intorno ad alcuni nuclei tematici che sono scaturiti dalla riflessione generale maturata nello scorso anno durante i lavori parrocchiali e di ambito, primo anno del cammino sinodale voluto da Papa Francesco. Questi focus sono dei veri e propri cantieri di lavoro, i cantieri di Betania. Io sono davvero felice perché questa sera si sta realizzando un qualcosa che apparentemente può sembrare normale, no? È un incontro allargato, come si suol dire a volte, no? Quando si includono altre persone dice sì, un incontro allargato. No, non è un incontro allargato, semplicemente si tratta di due organismi molto importanti della Chiesa diocesana, il Consiglio Pastorale Diocesano, che rappresenta un po' i laici, i religiosi e anche i preti della diocesi, con il consiglio presbiterale che potrebbe essere considerato come una specie di senato del vescovo, cioè di gruppo su cui il vescovo, no? Con cui il vescovo cerca di un po' guardare sotto il profilo del pastorale un po' le situazioni delle parrocchie dell'intera diocesi. Ora, congiungere questi due organismi significa considerare i laici, religiosi e preti, anzitutto la base cristiana, la condizione cristiana, la forza di essere cristiani. Questa sera noi stiamo, insieme col nostro vescovo, stiamo sperimentando la gioia di essere cristiani insieme. E poi dentro questa condizione comune vengono fuori i ruoli, i ministeri, al servizio gli uni degli altri. Io penso che veramente il metodo di questo incontro porterà dei bei frutti. Ci sono diversi organismi che hanno il compito di consigliare chi guida una comunità, sia essa parrocchiale o diocesana, sia questi un parroco o un vescovo. Tra questi il Consiglio Pastorale e il Consiglio degli Affari Economici. Vediamo nei compiti. Uno stretto rapporto tra
Consiglio pastorale diocesano, Consiglio pastorale parrocchiale e il cammino sinodale della Chiesa. C'è bisogno di riscoprire una profonda ecclesiologia e anche l'importanza del camminare insieme con carismi e ministeri diversi all'interno delle comunità cristiane. Occorre, come dice Papa Francesco, dare un nuovo vigore ad una pastorale che deve essere sempre più una pastorale delle periferie per raggiungere tutti coloro i quali, per varie vicissitudini e per varie ragioni, sono oggi i lontani. E quindi questo è il compito. Non sono degli organismi che legiferano, sono degli organismi che si incontrano, che si confrontano e che progettano una nuova idea di Chiesa. Il Consiglio per gli Affari Economici, insieme col Consiglio Pastorale, sono naturalmente i due consigli parrocchiali, ma anche diocesani, che devono collaborare, ma essere soprattutto corresponsabili insieme con il parroco, e in particolare il Consiglio per gli Affari Economici, nella amministrazione dei beni, i beni materiali che la parrocchia possiede, ma sono sempre in funzione della evangelizzazione e delle opere di carità, del culto. Quindi diciamo che la Chiesa non possiede i beni per accumularli, ma per la necessità e per le finalità principali, appunto, che sono queste. E naturalmente attraverso il Consiglio per gli Affari Economici c'è una corresponsabilità dei laici. Sono i laici, con le loro competenze in materia economica, in materia anche giuridica, e poi soprattutto come elemento caratteristico ci deve essere la ecclesialità, cioè il fatto che siano laici che vivono, no, l'esperienza della Chiesa, e quindi mettono a servizio della Chiesa, della parrocchia, della diocesi le loro competenze, ma anche il loro essere fedeli nella vita cristiana. I compiti si possono riassumere proprio in questo, cioè nel fatto della cura, della amministrazione dei beni, nella gestione attraverso la valorizzazione di strutture, di attività, di risorse, tutto quello che può essere a disposizione, ma sempre rispettando quelli che sono appunto i fini che vengono specificati nel codice di diritto canonico. Accanto al cammino sinodale, nella sua seconda annualità, un altro evento fondamentale e storico si apre per la diocesi: la visita pastorale, che dalla prossima quaresima partirà dalla vicaria di Vernole, nello specifico dalla parrocchia di Cavallino. La diocesi è abbastanza grande, le realtà parrocchiali sono tante, e come Papa Francesco ci suggerisce con l'espressione il sinodo dal basso, la visita pastorale vuole essere proprio un'esperienza di incontro con le comunità. Lo spirito sinodale intende verificare proprio il livello spirituale, come e fino a che punto c'è il coinvolgimento di tutta la comunità, almeno del laicato, quello che frequenta assiduamente la parrocchia, eccetera, che il Papa vuole che il sinodo preveda un coinvolgimento delle comunità. È una sfida. Allora la visita pastorale offrirà proprio al Vescovo la possibilità di sperimentare questo dialogo, questo incontro. E mi auguro che la gente comprenda e accetta ben volentieri di intavolare una conversazione dialogica con il Vescovo sulla esperienza di fede nella diocesi. A margine dell'incontro anche la presentazione di quanto la diocesi ha programmato in occasione della riconosciuta venerabilità di Don Ugo De Blasi, già vicario generale della diocesi di Lecce e assistente dell'Azione Cattolica Diocesana. Avremo 3 serate in preparazione: il 6 di febbraio alle ore 19:30 presso la Basilica del Rosario, un momento di preghiera con la lettura di alcuni brani degli scritti di Don Ugo,
poi un concerto musicale. Il 7 a sera Monsignor Carmine Pellegrino incontrerà tutti i sacerdoti. Monsignor Carmine Pellegrino ha lavorato per tanti anni nella Congregazione per la Causa dei Santi, adesso è diventato dicastero, e aiuterà noi a entrare nel mistero della venerabilità di un sacerdote che nella Chiesa di Lecce è stato punto di riferimento per tanti altri sacerdoti. La terza serata è un momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Il 9 a sera, alle 19.30, nella Chiesa Cattedrale, Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro presiederà l'Eucaristia, durante la quale donerà alla Chiesa di Lecce il documento e la venerabilità di Don Ugo. Domenica 22 gennaio si tiene oggi presso la chiesa San Nicola di Mira di Lecce la festa dei giornalisti, un incontro caratterizzato dalla convivialità di saluto nel quale però non mancano gli spunti di riflessione circa i temi e i nuovi metodi di comunicazione legati all'attualità. L'incontro con Don Antonio Coluccia, il dialogo è una occasione, uno spunto per poter analizzare anche i nuovi linguaggi e le nuove modalità. La 57esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali è iniziata dunque con uno spirito di fratellanza e condivisione. Assieme ai parrocchiani della comunità guidata da Don Cosimo Marullo, i rappresentanti delle testate giornalistiche leccesi accolti dall'arcivescovo Monsignor Michele Seccia. Una giornata di festa che ha inteso sottolineare il valore di servizio che i media, tramite la loro capillare diffusione, forniscono alla collettività. Nella circostanza, il pastore della Chiesa di Lecce ha voluto mettere in risalto l'importanza della ricerca della verità in una società complessa dai processi comunicativi in continua evoluzione, ma che non può non prescindere dai valori deontologici con cui i giornalisti sono tenuti a raccontare la realtà attuale. L'ho voluto in modo specifico, ma quantomeno avevo veramente il desiderio fraterno di salutare Don Antonio Colucci, perché per me è un testimone ai nostri giorni, un testimone della legalità, un testimone di quella testimonianza e di quella trasparenza di vita che ci deve essere. E quindi con chi parlare e a chi sollecitare tutto questo, se non proprio con voi e a voi comunicatori, giornalisti, operatori di televisione, di stampa, eccetera, perché non ne facciamo un eroe, ma ne facciamo un testimone. È molto diverso, perché l'eroe è colui che va, eccetera, si presenta. Il testimone è colui che lavora ogni giorno e nel modo più discreto possibile, ma toccando quei nervi scoperti della nostra società civile che hanno bisogno di essere curati, addolciti, calmati, che sappiamo i nervi possono esplodere in qualunque modo. E allora che Don Antonio ci aiuti anche a capire tutto questo. Sempre il Vescovo Michele più avanti ha presentato Don Antonio Coluccia, sacerdote presente nelle periferie romane che ogni giorno, con coraggio, si impegna a mettere in pratica gli insegnamenti del Vangelo di Cristo. Un testo, come anche sottolineato nell'omelia della Santa Messa, definito tra virgolette scomodo poiché rimanda tutti, in primis, ad una riflessione personale ma soprattutto ad un'azione concreta, sulla scia di quella Chiesa in uscita, sempre professata da Papa Francesco. Del resto è stato proprio l'esempio di tanti cronisti impegnati nei quartieri difficili dove povertà e degrado vanno alimentandosi ogni giorno a guidare le azioni di Don Antonio, una speranza, una luce che è impossibile non notare nelle sue parole. Il tema è soprattutto parlare col cuore. Io credo in questi professionisti. Credo soprattutto come battezzati loro hanno un grande ruolo anche, ecco, comunicare soprattutto anche la bellezza, informare il territorio di ciò che accade, e questo aiuta a farci anche crescere in maniera anche sana e consapevole e responsabile.
tutti quanti noi dobbiamo affermare quello che è il bene comune, anche perché ci troviamo in un tempo anche molto difficile, dove l'uso del denaro non è più strumento per poter fare del bene comune, ma diventa fine di un potere a volte deviato. E quindi è importante rimettere al centro la persona creata immagine e somiglianza di Dio, la persona che per noi è il primo sacramento per eccellenza. E quindi dobbiamo tutti concorrere a quello che è il bene comune della persona e del suo sviluppo nella sua totalità. Al termine della celebrazione, Don Antonio si è voluto trattenere per un breve dialogo con i presenti. Un momento di confronto sulla sua esperienza quotidiana, nel quale non sono mancate le curiosità, gli aneddoti, ma soprattutto le domande di una comunità orgogliosa e fiera del sacerdote originario del Tacco d'Italia. Un aspetto, quello del coraggio, particolarmente sottolineato da Elio Donno, decano del giornalismo leccese e italiano. Resta una missione, specie quando ci trova a dover illustrare il coraggio, l'iniziativa, la tenacia di persone come Don Antonio Coluccia, che onora il Salento che gli ha dato i Natali. Io vado spesso a Roma per del riunione dell'Ordine Giornalisti e il suo nome rimbalza su Roma per tutto quello che fa nelle periferie contro gli spacciatori di droga che lo hanno minacciato di via sotto scorta. E quindi ecco il ruolo del giornalista: descrivere, essere attento, sensibilizzare l'opinione pubblica, perché da questi esempi che noi, dico noi, la categoria illustra, si dà un contributo notevole allo sviluppo di una convinzione profonda sul rispetto della legge, delle regole e sul rispetto soprattutto della persona umana, specie in un momento come quello richiamato oggi da Don Antonio, nel quale anche il Salento sta registrando una recrudescenza di episodi che non possono non preoccupare. Una giornata che ha messo in luce pensieri e azioni concrete per sostenere i poveri della nostra città. Nella giornata dell'anniversario della fondazione della Congregazione della Missione presso la parrocchia Santa Maria dell'Idria, retta dai padri vincenziani, sono state inaugurate e benedette dall'arcivescovo Monsignor Michele Seccia le docce di comunità. Anche le persone più povere e senza fissa dimora avranno la possibilità di farsi una doccia calda, radersi o curare la propria igiene personale. Un'idea questa nata durante il periodo d'Avvento, ripulendo i vecchi spogliatoi che ormai da tempo erano inutilizzati, cercando di ridare un po' di dignità a quanti vivono in condizioni disagiate sia nei confini parrocchiali e sia nella nostra città. Docce di comunità nasce dall'esigenza di dare una risposta al territorio. Cioè, noi in città abbiamo tantissime persone che vivono per strada, quindi diamo la possibilità a questa gente di poter usufruire una volta a settimana di una doccia calda. Quindi tutti coloro che vorranno usufruire di questa iniziativa possono gratuitamente venire presso la nostra struttura e fare una doccia calda durante la settimana, appunto. Diamo una risposta a questa esigenza che nasce sempre di più, quindi ogni giorno aumenta e cerchiamo di dare risposta al territorio. Diceva San Vincenzo De Paoli, il gigante della carità, il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto e non ci devono essere ritardi. I poveri della nostra città sono in aumento, specie tra quello che un tempo era considerato il ceto medio. Infatti, a rivolgersi alla comunità vincenziana presente sul territorio, oltre ai senza tetto e agli immigrati, adesso ci sono anche gruppi familiari, disoccupati, piccoli artigiani e commercianti, indeboliti anche dalla crisi economica e dalla pandemia, che vivono in condizioni disagiate e in alcuni casi in abitazioni non dotate di tutti i servizi necessari alla cura della persona. I padri della missione hanno l'orecchio attento al grido d'aiuto del povero. Sono le finalità che ogni sacerdote, e dico in modo particolare poi quando si tratta di una comunità religiosa che riceve in affidamento una parrocchia, una comunità, si rende conto della situazione del quartiere, della comunità che frequenta
e tiene presente anche quelli che sono i carismi propri della congregazione, li esplicita, li manifesta con queste iniziative perché tutto torni a favore e a vantaggio della comunità del territorio. In questa occasione, in modo particolare, dei luoghi di ricreazione, degli spazi, hanno già fatto le docce per quelli che passano e che hanno avverto il bisogno prima di andare a mensa, prima di essere accolti per la tavola. E quindi questi sono i segni concreti di una solidarietà che prende forma, che noi possiamo chiamare carità, ma è una solidarietà umana forte, conseguenza di uno spirito di carità che ci è stato dato in consegna dal nostro capo, da Gesù. Quello che io ho fatto, fatelo anche voi, tra di voi e verso gli altri. Indubbiamente stiamo vivendo un tempo molto, molto complesso. I poveri che bussano alla nostra porta, alla nostra comunità, ecco, sono sempre tanti. E c'è stata questa richiesta quasi profetica, ecco, di voler aiutare, di stare vicino ai poveri attraverso anche questo gesto piccolo, anche se per poco tempo, una volta alla settimana per il momento, di poter dare la possibilità al povero che bussa alla nostra porta, ecco, di fare una doccia calda. E sappiamo quanta difficoltà abbiamo nel saper gestire a volte anche queste povertà, però con l'aiuto di Dio, ma soprattutto con l'impegno di tanti volontari che si stanno mobilitando, ecco, per questa iniziativa, penso che sia una cosa bella per questa comunità parrocchiale, dove è stata sempre in prima linea sulle povertà. Attualmente, ecco, la nostra parrocchia, la nostra comunità lavora sempre in sintonia con la Caritas diocesana, offrendo i locali che abbiamo al centro medico e anche all'housing sociale, dove ci sono degli uomini con difficoltà che vivono insieme, e credo che questo sia un segno importante per sollevare e risollevare la difficoltà di tanti poveri che vivono nella nostra città e che bussano alla nostra porta parrocchiale. Questo progetto nasce e si concretizza come opera fortemente voluta dalla parrocchia, proseguendo nel segno di quei valori su cui fonda la comunità vincenziana, che punta sempre più la sua attenzione rivolta ai poveri. Una delle caratteristiche principali della spiritualità vincenziana è la relazione che San Vincenzo stabilisce tra il regno di Dio e volontà di Dio. Questa relazione si realizza attraverso l'azione, come lui stesso ha testimoniato con il suo esempio di vita. Anche l'arcivescovo ha sempre rivolto il suo sguardo e il suo auspicio alla speranza, quella speranza che si fonda sulla solidarietà, non su parole vuote, ma su azioni concrete. L'idea stessa della comunità di Sant'Egidio è quella di provare a vivere il Vangelo partendo dall'amicizia con i più poveri, con i più fragili, con chi è emarginato, appunto, con le periferie fisiche ma anche sociali del nostro mondo. E quindi anche i servizi che portiamo avanti, come la distribuzione della cena, la consegna della spesa alle famiglie che hanno bisogno, la scuola della pace con i bambini, ma anche quello che faremo insieme alla comunità dell'Idria con il servizio docce, ha proprio, diciamo, l'idea di mettere al centro la persona, cioè il panino che portiamo la sera o la spesa che consegniamo non è altro che una scusa per entrare nella vita delle persone, rimettere al centro, ridare una speranza, essere un punto di riferimento, cioè fare in modo che ognuno possa immaginare per se stesso un futuro migliore di quello che è il suo presente. E chiaramente questa è una cosa che non è possibile non è possibile neanche immaginare se non hai qualcuno accanto su cui poter contare. Noi cerchiamo di essere proprio questo, di essere quella presenza su cui poter contare e che può ridare speranza e sostegno nel riprendere in mano la propria vita. Il servizio verrà svolto una volta a settimana nella giornata di martedì, con inizio alle ore 9 e sino alle ore 11:30. Per continuare a fare questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Tutto ciò è stato possibile sulla contribuzione volontaria dei membri della comunità parrocchiale e di quanti hanno voluto sostenere il progetto.
Tutti coloro che vorranno sostenere il progetto attraverso un contributo, qualsiasi esso sia, potranno versare direttamente sul conto corrente dell'oratorio parrocchiale aperto presso Banca Intesa San Paolo. I poveri sono i nostri padroni, dice ancora San Vincenzo, sono i nostri re. Dobbiamo obbedirli. E non è un'esagerazione chiamarli così, perché nei poveri c'è il Signore.